Grazie, beh, sono atti di amore anche chi svolge un ruolo come il sindaco oggi, no? Che si assume determinate responsabilità, o chi gestisce come la dottoressa Maiorano l'impegno individuale, il sacrificio per la comunità, perché divulgare cultura non è così semplice, non è un business, è semplicemente una passione che, come tante altre passioni, fanno parte del grande mondo dell'amore, perché l'amore non è esclusivamente quello che noi pensiamo legato a un uomo, a una donna, o comunque dentro il mondo così della visione romantica, tutt'altro, è una capacità, dovrebbe essere una capacità normale che fa parte dei passaggi di crescita dell'individuo. Diamo innanzitutto il benvenuto a Vera Slepoj, una delle voci più autorevoli e importanti della nostra cultura e della nostra scienza, psicologa, psicoterapeuta, nonché autrice di numerosi saggi molto apprezzati e graditi dal pubblico, dai lettori, e tradotti anche all'estero. Allora, quest'ultima, l'ultima sua, come si dice, fatica letteraria, La psicologia dell'amore, che verrà presentata questo pomeriggio a Diamante, però fino a che punto si può raccontare l'amore? Cioè, fino a che punto si può analizzare e poi lasciare, come dire, il resto all'indicibile, o quella che viene detta la cosiddetta chimica dell'amore? Ma è proprio perché è un sentimento così vasto e che rappresenta tutti anche i suoi paradossi, quindi tendenzialmente potrebbe essere un sentimento non definibile. Proprio per questo motivo c'è da un lato il dover riconoscere che, essendo soggettivo, lo puoi definire fino ad un certo punto, perché poi la storia personale, la costruzione della tua affettività determinano anche la modalità che abbiamo di gestire questo sentimento estremamente complesso. Possiamo definirlo nel momento in cui raccontiamo, come ho fatto nel primo capitolo, la storia dell'amore, per far capire al lettore che non c'è una modalità di amare predefinita, cioè il modo che noi abbiamo di vedere l'amore oggi è il risultato anche di una proposta culturale che è chiaramente determinata dalle scelte collettive che ha fatto l'umanità nel corso della sua storia. L'amore non è sempre stato concepito come lo concepiamo noi. Chiaramente, essendo il risultato di un modo di essere che riguarda la gestione che abbiamo avuto della nostra vita affettiva, il rapporto con i genitori, le prime esperienze con il mondo degli altri, l'amore è un sentimento estremamente importante, perché è la parte, diciamo, più relazionale che noi abbiamo, cioè le modalità dell'amore sono le modalità che noi riconosciamo di necessità e di bisogno di uscire da noi stessi, dal nostro egoismo, dal nostro egotismo, e riconoscere la necessità dell'altro. Quindi l'altro diventa la fonte della conoscenza e anche della trasformazione. Chiaramente oggi viviamo periodi molto complessi dove l'amore ha altri connotati, molto spesso patologici, che riguardano ad esempio il femminicidio, che è un capitolo che io ho dedicato a questo saggio, che riguarda questa difficoltà dell'individuo contemporaneo a gestire un amore, diciamo, sano. L'amore diventa ossessione, diventa nevrosi, diventa una restrizione di quella che invece dovrebbe essere la capacità di gestire un sentimento altruistico, e diventa invece l'epilogo poi di un omicidio e della violenza estrema, che è eliminare proprio quello che è stato il soggetto dei nostri sentimenti. Quindi oggi proprio l'amore attraversa un momento molto difficile che compromette le relazioni, e soprattutto questo saggio è importante dal punto di vista anche educativo, perché imparare ad amare, quindi a gestire i nostri sentimenti, i nostri affetti, può determinare un'adultità e una società migliore. Ecco, proprio sull'aspetto di cui ha appena parlato, ho letto proprio oggi sul sito dell'Espresso i dati, che poi sono quelli del Ministero della Giustizia e dell'Istat. In Italia ogni 2 giorni praticamente una donna viene uccisa dal compagno, sono dal fidanzato. L'ultimo fatto di Teramo è terribile, credo sia di un uomo, uno stalker, come si dice, un uomo ossessionato da una donna. C'è stato un epilogo tragico. Ecco, soprattutto in noi uomini, noi maschietti, diciamo, perché non riusciamo a fare questo salto culturale nel concepire l'amore non come possesso, ma come sentimento? Innanzitutto dipende dalla maschilità,
quali passi intenderà fare, ed è importante che proprio la componente maschile lo prenda questa riflessione che ha fatto lei come un qualche cosa di cui si devono occupare i maschi, mentre è ancora il mondo femminile che deve fare delle proposte, che deve incentivare la difesa della propria identità, perché in fondo tutte le manifestazioni di tutela dagli omicidi che vengono perpetuati sulle donne le fanno le donne. C'è una partecipazione maschile ma ancora estremamente insufficiente, e a mio avviso non è tanto un abbassamento del riconoscimento del valore femminile, semplicemente che oggi l'individuo, il maschio in particolare, restringe il proprio mondo, rinuncia quasi alla propria identità e proietta nel sentimento, nella relazione sentimentale, tutto il suo universo. Quindi quando questo progetto amoroso si lacera, diventa una frustrazione, non ci sono strumenti che l'individuo, anche culturali, ha introiettato per gestire questa difficoltà. Essendo le relazioni sociali estremamente difficili nel nostro tempo, e internet non ha agevolato sicuramente la relazione, l'omicidio diventa il risultato di una profonda angoscia, di un profondo dolore e tutto sommato di una capacità collettiva che non può che aumentare se noi non iniziamo a prendere seriamente questa difficoltà non solo dei maschi ma proprio della relazione sentimentale a proporsi con modalità diverse. Ecco, appunto, l'amore al tempo dei social, lei quale controindicazioni vede? Controindicazioni è che le nuove generazioni non devono vivere nella totalità del mondo di internet come unico modo per avere relazioni, quindi questo sarebbe già un buon passo in avanti. E l'altro elemento è che riguarda l'adulto, che dovrebbe avere più coraggio di rivisitare i propri meccanismi e soprattutto avere più soluzioni. Cioè le persone dovrebbero uscire di casa, stare meno sul PC e dovrebbero correre il rischio della relazione con l'altro, mentre in realtà oggi l'individuo non vuole correre questo rischio e non è nemmeno capace, non ha l'attrezzatura per affrontare le difficoltà e gli insuccessi. Un'ultimissima domanda e poi la lasciamo alla presentazione. Qualcosa sui libri d'acqua, questa iniziativa di cui lei è tra i principali promotori. Allora, dopo una montagna di libri, che è una grande manifestazione a Cortina, che è stata fondata circa 10 anni fa, e c'era necessità di avere il mare come orizzonte. Quindi, libri d'acqua è un concetto un po' più complesso che vede l'acqua come un elemento di trasformazione ed è praticamente un po' il superamento della stanzialità dei libri, cioè i libri vengono generalmente presentati nei festival, nelle rassegne e sono stanziali. Libri d'acqua invece tocca attraverso l'idea, diciamo, simbolica dell'acqua, gira il mondo. Noi siamo stati nel Gange, Brahmaputra, quindi l'India, l'Assam, Londra, Parigi, l'Albania, cioè, adesso c'è in programma Mosca. Ma siamo vicini, abbiamo il mare a due passi, è un torrente. Scelta, ma infatti, chiaramente, oltre alle parti internazionali che incrociano gli scrittori di tutto il mondo, che si incrociano con gli scrittori di altri mondi, italiani o anche europei, e i mari, soprattutto italiani, sono un grande veicolo, ma anche di veicolo di intrecci culturali, perché la Calabria, facciamo delle rassegne molto importanti anche in Puglia o in Friuli Venezia Giulia, però ad esempio la Calabria, che è il primo inizio di Libri d'Acqua, è una terra meravigliosa, voi siete dentro il mare e quindi ci auguriamo che Libri d'Acqua portino la Calabria. Diciamo un apporto culturale interessante, che poi la Calabria viaggi con noi in giro per questo universo di scrittori e di autori. Vabbè, grazie per la sua disponibilità e buona presentazione. Grazie, grazie. Poi, proprio perché Diamante, come perla del Tirreno, ci rappresenta come approdo, proprio quindi come punto di dove l'acqua, quindi dove la civiltà veramente è sempre stata presente, di dove ci sono gli approdi, dove ci sono le spiagge. E l'associazione è un'associazione che è nata nel 98 per volere di mia mamma Edda Maiorano, perché voleva portare appunto cultura e sviluppare quella che è la cultura nel territorio calabrese.
paese, non solo qui a Paola. Siamo con la dottoressa Maria Antonietta Maiorano, presidente dell'associazione Maiorano, che ha organizzato la presentazione del libro di Vera Slepo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Diamante e con Libri d'Acqua. Ecco. Ho già chiesto alla scrittrice se ci racconta anche lei cosa sono questi libri d'acqua. Sì, Libri d'Acqua è appunto questo tour mondiale del libro che ha organizzato l'associazione qui a Diamante, perché è appunto ritenuto come perla del Tirreno poter iniziare appunto con Diamante. Poi proseguiremo a Paola il 10 agosto con la dottoressa Valenzise, che presenterà anche un altro suo libro molto importante. La Valenzise è stata presidente della Fondazione della Cultura Italiana a Parigi, e quindi vista la mia grande amicizia con Vera Slepoi, che oramai è ventennale con l'associazione, riteniamo che sia molto importante fare questo tour, soprattutto lì dove ci sono gli approdi, il mare, e dove la civiltà è sorta, dove c'è l'acqua, il mare, e proprio per cercare di sviluppare quello che è la cultura del libro e quindi aumentare quelle che sono le nostre conoscenze. L'associazione Maiorano invece di Paola, diciamo, sì. Quindi vicino a noi, diciamo, sì. Sulla nostra stessa costa, di cosa si occupa e quali sono i suoi progetti? L'associazione culturale professor Antonio Maiorano è sorta nell'89 per volere della signora Edda, mia mamma, alla morte appunto di mio padre, perché appunto tenendo presente che in vita mio padre si è profuso tantissimo per quanto riguarda la cultura su tutto il territorio della Calabria, e ha ritenuto appunto intitolarla a lui, ma proprio per cercare di mantenere sempre e migliorare quello che è lo sviluppo culturale della nostra terra, perché ce n'è bisogno, e quindi c'è bisogno di un'associazione come questa che divulghi sempre di più delle possibilità e anche quello che la Calabria è, non solo per quelle specificità negative che si evidenziano spesso, ma per le qualità positive che la Calabria, sono tante, che ha e che deve essere messa a conoscenza di tutta l'Italia e anche nel mondo. Chi ha raccolto il testimone in un certo senso anche sua figlia, quindi è una tradizione che si tramanda. Si tramanda, anche se io non, cioè, sono farmacista, quindi comunque mi occupo di altro, faccio parte di un altro ambito, collaboro nei vari convegni, nei vari eventi che comunque mia mamma organizza, sia nel campo culturale che nel campo musicale. Bene, grazie, buona presentazione.